Pokémon Shiny che vogliono scappare dai leak, bentornati nel telegiornale Pokémon migliore di YouTube Italia. Lucia News. Dopo una settimana piena di leak che hanno spoilerato mezzo gioco, oggi la puntata avrà un tono più leggero, dato che ci sono altre notizie simpatiche che tratteremo ovviamente in questo video. Ma prima di iniziare, se non volete perdervi i prossimi servizi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e seguitemi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. Iniziamo! In alcuni paesi europei, McDonald's sta inserendo nei suoi Happy Meal nuove sorprese a tema Pokémon. E se vi state chiedendo, no, l'Italia ancora non è tra essi. Da 3 agosto, Regno Unito e Germania distribuiranno nuove sorprese a tema Pokémon nella catena di fast food più famosa del globo, ma ancora non si sa quali siano. È possibile ipotizzare che saranno le stesse che stanno distribuendo nei negozi giapponesi, che sarebbero quelle che state vedendo a schermo. Dai mini binocoli e frisbee alle forchette utilizzate dai bambini di 1 anno che hanno imparato a mangiare senza l'aeroplano. Vabbè, questa ve l'ho messa più per curiosità. Non so quanti di voi potrebbero essere interessati da una cosa del genere, ma ci sta un po' spezzare un ritmo scandito da valanghe di leak al giorno. L'anno scorso in Giappone è stato inaugurato un museo interamente dedicato ai fossili di Pokémon, con scheletri in scala reale di Pokémon come Tyrantrum e Aerodactyl. E non mi stupisco che molti abbiano già pensato di prenotare un volo per il Giappone per esplorare questo grande museo. Ma aspettate a mettere mano sul portafogli. Infatti sul sito ufficiale del museo è possibile esplorare l'intera struttura direttamente dal vostro dispositivo. Con la realtà virtuale alla Google Maps potete già farvi un'idea di cosa vi aspetta all'interno del museo. E porca miseria se è strutturato bene. Ogni mon è stato svisceato nei minimi dettagli, da rappresentazioni del fossile originale a cartelloni con tutte le sue caratteristiche. Questo museo è il paradiso dei tanti amanti dei Pokémon fossili. Hanno realizzato addirittura i prototipi di Omanyte. Se volete dargli un'occhiata, il link è qui sotto in descrizione. Peccato che tutte le scritte siano in giapponese e che rende l'esperienza piena solo a metà. Ma se non ve ne frega niente, esplorate questo mondo tridimensionale e innamoratevene come è successo a me. Il 27 luglio su Pokémon Go inizia l'evento dedicato ai Pokémon di Hisui, dove catturare le forme regionali presenti nell'ultimo gioco Pokémon e trovare spesso selvatici anche i Pokémon presenti nel gioco. L'evento inizia dal 27 luglio al 2 agosto e per la prima volta saranno disponibili Growlithe, Quiffish e Sneasel di Hisui nel gioco. Appariranno spesso Zubat, Ponyta, Onix, Voltorbisui, Tangela, Eevee, Porygon, Aipom, Quiffish, Rumble, Kricketot, Buizel, Drifloon, Bronzor e Krogunk. Tra i Pokémon più rari troviamo Electabuzz, Magmar, Octillery e Gibble, e nei raid da 5 stelle sarà possibile trovare Dialga, per fortuna nella sua forma normale. Inoltre sarà possibile partecipare alla Coppa Hisui nella Lega Lotte Go con solo i Pokémon introdotti a Hisui, come le forme regionali oppure quelli di quarta generazione. Ma prima di partire con l'angolo dei leak, comunicazione di servizio sul mio canale Twitch. Inizierà giovedì ore 21 la serie di Pokémon Nero e Bianco a Pokalock con Red J. Mi raccomando, non mancate perché ci sarà da svissearsi le viste dalle risate. Se mancate siete proprio dei Flygon speciali. Comunque, i loghi sono stati realizzati da White, vi lascio il suo canale YouTube qui sotto in descrizione. Andate a ringraziarlo perché ha fatto dei loghi veramente fighi. E niente. Ci vediamo giovedì. E veniamo finalmente alla parte del Lucia News che più apprezzate. I leak. Stanno ancora una volta girando leak su qualsiasi pixel del gioco, e in tutto questo non si vede l'ombra di un trailer. Quindi, pronti per un'altra carrellata di leak in cui dovrò segnalarvi urlando che, visto che saranno quasi veri, che rischio di spoiler è alto? Bene, preparati i popcorn e tuffiamoci subito nella sesta wave di leak. Come sempre, useremo come punto di riferimento Sentro, che è un vero e proprio cacciatore dei leak più importanti che girano sul web. Iniziamo dall'evoluzione di Paumi, che sarà di tipo elettro-lotta, e vedendo il suo design, penso sia abbastanza azzeccato. Smoliv si evolverà in un albero di olive, cosa di cui non ce ne fregava assolutamente niente riguardo questo Pokémon. Fuecoco non sarà bipede. Ma la rivelazione dopo è ancora più interessante, ma allo stesso tempo triste. Ossia, non ci sarà un terzo leggendario oltre Miraidon e Coraidon,
che da una parte è un bene e dall'altra è un male. Da un lato evitiamo un leggendario usa e getta che viene poco approfondito, dall'altra ci tagliamo fuori un terzo capitolo dedicato a lui, anche se ultimamente TPCI sta intraprendendo la strada di LC, quindi non è poi un grosso male. Speriamo che i leggendari di copertina non siano gli unici all'interno del gioco, evitiamo scenari orribili come quelli di Spada e Scudo. La nuova forma di Tauros sarà nera, ma sarà anche l'unica assieme a Wooper ad essere presente come forma regionale. Infatti tutte le forme regionali saranno rimpiazzate dalle specie antiche, che saranno circa una decina. Speriamo che queste siano delle valide alternative, ma ahimè le immagini non sono certo incoraggianti. I Pokémon di nuova generazione saranno tra i 120 e i 140, e se fosse vero ragazzi siamo in paradiso. Ultimamente sono stati abituati a generazioni con meno di 100 Pokémon nuovi, quindi questa è un'ottima notizia, e tutti non avranno più solo Pokémon che non gli andranno a genio. Viene fatta menzione del fatto che ogni capo palestra avrà anche un altro lavoro, come uno che fa lo siatore e un altro è uno streamer. Sapete che figata verrebbe una palestra simile a una postazione da gaming, ovviamente più grande? Sarà presente un nuovo samurai, che forse si tratta di un coleottero basato sulla cultura giapponese che aveva citato in precedenza, e vi lascio altri mod che avranno caratteristiche peculiari e nuove evoluzioni. Vi segna in particolare solo l'ultima che menziona un nuovo Pokémon bicicletta. Rotom, spostati. Subito dopo posta una tabella che categorizza tutte le nuove forme che conosciamo finora, aggiungendo anche le specie convergenti. Questa specie riguarda un piccolo gruppo di Pokémon che somigliano a quelli vecchi, con tipi e nomi differenti, molto simili alle forme antiche, di cui vengono confermate la parentalità con le forme originali e il fatto che abbia viaggiato nel tempo. Un'altra categoria che fa capolino sono le specie future, dove si sa ancora molto poco. Insomma, forme a non finire. Settima Wave, la sua vecchia fonte ha ricominciato a leakare, e a forza di sul Taivago non si capisse più se la nuova sia caca e la vecchia un'altra. Ma comunque, già si parla di futuri DLC per i giochi, infatti alcuni mod saranno inclusi solo nei DLC di prossima uscita. Questo leaker è molto più vago, tra una conferma e l'altra si mette a dire che Pseudo Leggendario X avrà una forma antica, eccetera, eccetera. L'ottava Wave è molto più piccola. Veniva a sapere di un Pokémon Cactus che avrà una nuova forma. Mi azzarderei un Maractus, dai. Il Pokémon Martello sarà folletto con un altro typing. Volcarona e Gallade avranno rispettivamente una forma antica e una futura. Non mi sorprenderei se sarà presente una forma per tutti i Pokémon del Dex a questo punto. Anche la nona parte è abbastanza piccola, ma con molte informazioni interessanti. In primis, i Pokémon non si accoppieranno, ma sarà comunque possibile ottenere uova con altri metodi. Nuova forma di Salamence e la dolorosissima conferma che Sprigatito sarà bipede. Lo so, ragazzi, lo so. Vengono annunciati Pokémon Lombrichi e Fenicotteri dalla conciatura di Cleopatra e il ritorno dei Raid, spero messi questa volta in maniera decente. Il leaker si sbilancia anche facendo piccoli spoiler sulla trama, quindi se non volete sentire e volevate sapere solo dei nuovi Pokémon, skippate il video di 10 secondi. Potrete ottenere Miraidon e Coraidon solo dopo il boss finale, in cui non userete proprio il vostro team. Ponyard avrà un'evoluzione simile alla Torre degli Scacchi, il che ci starebbe dato che Ponyard è basato sul pedone e Bisharp sull'alfiere. La decima parte è dolorosissima tra i giocatori competitivi. Una mossa di Paumi potrà rivitalizzare il vostro Pokémon solo una volta a battaglia. Mamma mia, sta diventando sempre più bello il competitive, vero? Ed ora mi sono un po' rotto di leggervi ogni singolo leak, quindi mettete in pausa il video, dato che si parla solo di evoluzioni di X Pokémon, d'ora in avanti parlerò solo delle aggiunte principali. In tutto questo ancora niente per Hawlucha. Ritorneranno nuovi Pokémon simili agli Alpha di Legend Arceus, i gruppi di Pokémon e a quanto pare anche le dimensioni dei Pokémon di Let's Go. Altri leak che confermano l'evoluzione di Dunspass, e il bello è che manca ancora 70 Pokémon da leakare. L'evoluzione di Primeape sarà di tipo Lotta Spettro. E no, a quanto pare Hunsgrove rimarrà così com'è perché Sentro non sa tradurre. Tornerà il metodo di insegnamosse di leggende, e le forme antiche e future si chiameranno Pokémon Paradosso. Da segnalare anche le ispirazioni dell'evoluzione degli starter. Sprigatito avrà a che fare con la magia, Quaxly con il ballo e Fuecoco con il canto. E questo mi fa dispiacciare ancora di più. Da Pokémon Moneta e Mon che ti seguono, passiamo all'ultima parte di leak di oggi.
Davos non si evolverà ma avrà tre forme diverse in base al luogo, un po' come Burmy per intenderci, con una forma che avrà un tipo singolo, ossia lotta, e le altre un doppio. E sembra che anche la forma regionale sia in game, forse data come scambio dai classici turisti che passano a Paldea. Vi lascio qui a schermo tutte quante le forme ed evoluzioni di Kate, con in rosso quelle che ancora non sono state confermate del tutto. E niente ragazzi, per oggi è tutto, non ce la faccio più neanche a fare il saluto per la quantità esorbitante di info che ho dovuto trattare, quindi vi lascio senza dirvi di iscrivervi al canale.